Ok ragazzi, benvenuti su Rhino Nation. Ora il titolo del video è volutamente provocatorio, però in questo video voglio presentarvi questo nostro nuovo progetto che è uscito e di cui abbiamo aperto ufficialmente le iscrizioni oggi e trovate alla pagina rhinonation.it. Che cos'è Rhino Nation? Sostanzialmente è una grande area membri che si pone come con un duplice scopo, ossia da un primo punto di vista vuole essere un grandissimo e immenso database, quindi lo scopo che noi abbiamo in questo momento è di costruire in questi prossimi anni un gigantesco database di tutto quello che riguarda il bodybuilding, quindi partendo dall'allenamento, logicamente, dall'alimentazione, dall'integrazione, dalle strategie per contest, quindi la preparazione agonistica, quindi tutto quello che è il bodybuilding amatoriale agonistico, insomma qualsiasi argomento inerente al bodybuilding, e vogliamo spiegarlo e vogliamo che ci siano contenuti di qualsiasi argomento in tanti modi differenti, quindi con qualsiasi mezzo di comunicazione possibile. Quindi questo vuol dire video, questo vuol dire video della Academy, quindi video spiegati, tutorial, video workout, quindi video in allenamento nel quale andremo a far passare dei concetti mentre ci alleniamo, quindi facendoveli vedere da un punto di vista pratico, ma anche articoli, super importante, logicamente tutta la componente scritta, e ultimo ma non ultimo il log, quindi il log che vuole essere un logbook mio, di Giorgia, dei nostri atleti più importanti agonisti, per permettere di logicamente seguire quello che è un percorso messo e posto all'atto pratico, perché leggiamo tanti articoli, leggiamo tanti contenuti, però realmente vi siete mai chiesti effettivamente che cosa fa una persona, che cosa fa quella determinata persona per arrivare a quella condizione, che cosa fa da un punto di vista di alimentazione, allenamento, perché se io faccio un post su Instagram logicamente vi sto dando un 1% di quello che è un quadro molto più generale, e con i logbook posso logicamente darvi il 100% di quello che effettivamente faccio e potete seguirmi passo dopo passo, interagire, fare domande, eccetera. E un'altra componente di quella che sarà l'area membri, ma di questo andremo a vederla tra un attimo col computer, vi spiegherò tutte le varie aree, quindi farò proprio un tutorial di come è strutturata quest'area. E un'altra componente molto molto importante è quella del forum. Il forum, ritorno al forum, molti di voi mi chiedono dove possono leggere tutte queste informazioni, dove possono approfondire alcuni argomenti, alcune tematiche. Ragazzi, il grosso del mio bagaglio, comunque della mia esperienza formativa, è stata fatta tramite queste cose, quindi tramite consulenze o comunque interazioni con grandi preparatori, vedendo come strutturavano i protocolli per grandi atleti, ma anche tramite i forum, dove c'è un collegamento diretto, si possono fare domande e idealmente è un ambiente molto più sicuro, se vogliamo, rispetto a quelli che sono i social attualmente, in cui c'è tanto sfasamento di informazioni, tanta manipolazione delle informazioni, mettiamola così. Quindi, Rhino Nation vuole essere un mega gigantesco database, vuole effettivamente diventare negli anni il più grande database del bodybuilding in Italia. E questo è un obiettivo super ambizioso, però nel lungo periodo ce lo siamo posti, prima o poi ci arriveremo assolutamente, ci impegneremo al 110% affinché questo avvenga, perché vuole essere il sincrono e la risultante finale di tutto quel che è il progetto Rhino, Rhino Coaching se vogliamo, quindi tutto il nostro bagaglio di formazione che stiamo conducendo da anni ormai. Detto questo, allo stesso tempo Rhino Nation vuole essere una community, cioè vogliamo creare una community, per questo abbiamo deciso di creare una piattaforma chiusa. Perché? Perché i social sono brutti. Sono brutti perché c'è tanto astio, tanta invidia, è un ambiente comunque non protetto in cui si tende sempre a prevalere. Cioè, l'altro giorno diceva Giorgia, è assurdo che uno deve commentare qualcosa, deve mettere il proprio protocollo dicendo si accettano consigli, come se sai già per certo che ti arriveranno valanghe e valanghe di insulti, di commenti per una foto magari posta per l'esecuzione di un esercizio, devi essere tu a accettare che arrivino consigli, mentre dovresti essere tu a chiedere consigli. Insomma, le cose si sono un po' invertite e logicamente questo vale sia per voi, nel senso che noi vogliamo che ci sia un ambiente pulito, sano, con delle regole in cui siate liberi di postare il vostro logbook, di postare le vostre esecuzioni, di chiedere consiglio a
persone che sapete essere esperte, quindi noi in primis, il nostro team, che potete trovare su Rhino Nation da chi è composto, e i nostri atleti, comunque persone anche che fanno parte della stessa community e hanno la stessa voglia di confronto e confronto con correttezza. Quindi che sia buono e che sia un ambiente formativo per voi, formativo al 100%, ma soprattutto che sia anche un ambiente che permetta a noi, dal nostro punto di vista, di sentirci liberi di parlare tranquillamente e darvi e farvi passare i concetti, perché voi giustamente vedete il vostro punto di vista che i social non sono un ambiente sicuro, però vi assicuro che anche da parte di chi, dei creators, quindi di chi fa contenuti, è delicato, perché io nel momento in cui vado a fare un video, e qui accendo la camera e mi metto a fare un video, devo stare a soppesare qualsiasi parola, perché so già che ci saranno persone che vanno a vedere il video con l'intento di in qualche modo stravolgere e decontestualizzare quel che dico, ma so anche che ci saranno persone che magari non sono in grado di contestualizzare quel che dico. Quindi logicamente andare a parlare soprattutto di tematiche abbastanza delicate a un grande pubblico mi pone di fronte a un sacco di problemi, e questo è il motivo per cui tanti temi di cui mi avete chiesto di parlare, che sono borderline, che sono molto spinosi, io realmente sulle nostre piattaforme non li ho mai affrontati, non ne ho mai parlato. Ve ne dico uno tra tanti, perché l'ho registrato poco fa il video, quello relativo ai SARM. Io non ho mai parlato di SARM quando c'era la moda dei SARM, eccetera. Ho registrato adesso un video che sarà visibile soltanto nell'area membri, perché non mi sono mai sentito di parlare di certe tematiche borderline o comunque spinose, diciamo in un'area, in un ambiente open a tutti quanti. Per cui questo è il discorso: creare una community che cresca avanti, una community che non vuol dire e non vuole vivere soltanto all'interno del sito di Rhino Nation, ma vuole vivere anche in maniera analogica. Questo è il motivo per cui ai membri del Rhino Nation permetteremo dei vantaggi e delle scontistiche per quanto riguarda tutti i nostri percorsi di formazione. Stiamo creando veramente, veramente tanti eventi di formazione con straordinari tecnici, sia nostrani, quindi italiani, sia esteri, e vogliamo che quindi Rhino Nation sia un punto di contatto digitale che permetta poi un contatto vero e proprio analogico tra tutti quanti noi. Rhino Nation sarà anche una piattaforma dedicata all'Academy, quindi ci sarà una sezione dedicata all'Academy per tutti quelli che parteciperanno all'Academy, in modo che abbiano dei contenuti in qualche modo extra, che sono logicamente contenuti relegati al percorso formativo, quindi che riserveremo comunque soltanto a loro, perché fanno parte proprio di questo percorso formativo che è la nostra Academy. Ok, posso stare qua a parlare all'infinito, però se non vi faccio esattamente vedere che cos'è Rhino Nation, non vi arriverà mai il messaggio e non riuscirete mai a capire quanto è ambizioso il nostro progetto. Quindi ci vediamo tra pochissimo là sul computer, sullo schermo. Ok, ci siamo qua su Rhino Nation. Allora, io ho già fatto il login. Questa è la nostra home. Qua potete vedere un po' di stats. Questi sono i nostri servizi, quelli di coaching. Il coaching nello specifico è completamente full in questo momento. Programmi di allenamento che in questo momento che sto registrando sono in saldo per il Black Friday, li conoscete bene, e infine il nostro progetto di formazione, sia l'Academy, sia ci saranno tanti 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 altri progetti che arriveranno, quindi state super sintonizzati su questo. Qua abbiamo il nostro team, quindi io e Giorgia, Reda, che si occupa dell'aspetto bodybuilding e coach PL, Alessandro, quindi sia dell'aspetto bodybuilding coach, ma è soprattutto il nostro posing coach, quindi il posing coach del nostro team agonistico, Francesco e Matteo, che si occupano dell'aspetto nutrizionale, e Matteo avete già letto un suo articolo sul Same, che abbiamo caricato proprio nell'area membri, e arriveranno video da parte di entrambi. Già dalla nostra super fotografa e videomaker, quindi tutte le foto che vedete qua e i video che andrete a vedere sono di Giada, quindi veramente sarà un materiale pazzesco. E Gianfranco, il nostro massoterapista, quindi massoterapista del nostro team, che si occupa di far arrivare sani e salvi i nostri atleti a fine preparazione. Quindi questo è il nostro team, arriveranno video e contenuti da parte di tutti quanti, e adesso andiamo nel vivo. Allora, primo punto, i video. Quindi questi sono i video che ci sono in questo momento, probabilmente ora che vedrete questo video ce ne saranno altri già caricati.
orientativamente dovrei riuscirne a caricare 2-3 a settimana, quindi questo è lo schedule che mi sono posto, e ci saranno video miei, video di Giorgia, video di tutti, di tutto il team, e sono divisi nei diversi settori, quindi alimentazione, allenamento, integrazione che arriveranno tra poco, lifestyle e workout. I video workout sono i video che faremo con Giada, quindi in sala pesi, andiamo, ci alleniamo, vi facciamo vedere ogni singola ripetizione, quindi potrete vedere effettivamente come vengono eseguiti e non solo strutturati gli allenamenti. Ovviamente io commenterò tutto quanto, così sarete subissati di materiale e di dettagli su cui ragionare. I video sono sul formato più o meno di YouTube, come detto affronterò temi un po' più delicati, un po' più borderline se vogliamo, quindi questa sarà una bella differenza, poi in generale ci saranno meno tagli, è più uno stream of consciousness, in cui vado a enucleare tutto quanto sostanzialmente, quindi tutto quel che posso di un determinato argomento. Ok. Questo per quanto riguarda il discorso video. Rhino Academy, questa è una sezione dedicata ai membri dell'Academy, come vedete diviso sui nostri vari weekend di lezione, si possono scaricare le slide del weekend e si possono andare a vedere i video. Video fatti, di nuovo, da Giada, ad ogni singolo weekend, Giada registra tutto quanto e qua i ragazzi possono andarli a rivedere. È super importante perché noi andiamo a richiedere delle tesine di weekend in weekend, quindi per ogni nuova lezione, quindi i ragazzi possono ristudiare tramite le slide, possono fare logicamente qualsiasi domanda a noi e soprattutto possono rivedere i concetti grazie a questi video, quindi sia la parte più teorica in cui vado a spiegare tutto quanto, sia la parte pratica e nello specifico gli allenamenti. Quindi questo per quanto riguarda Rhino Academy, ovviamente è una sezione dedicata soltanto ai membri del nostro progetto Academy. Ora, logbook, di questo sono super super fiero. Allora, come vedete, il logbook mio, di Giorgia, di Alessandrone, di Reda, di Matteo, di Alessandro Posinco, cioè, infatti ci sono due Alessandro, e questa devo risolverla come cosa, i titoli. Allora, vediamo esattamente che cos'è il logbook. Sostanzialmente è un diario in cui scrivo tutto quanto, i miei pensieri personali, voi potete interagire, farmi domande e ogni cosa che faccio la scrivo qua. Quindi se mi chiedete il perché di questi risultati, se mi chiedete che cosa sto facendo, se logicamente, come ho detto, su Instagram o sui social potete apprezzare un 1% di quello che è il mio percorso, qua avete il 100%, quindi esercizi, reps, carichi, avete veramente tutto quello che faccio sessione per sessione e l'idea è quella di aggiornarlo ogni giorno. Quindi io personalmente, Giorgia, sicuramente andremo ad aggiornarlo ogni giorno, risponderemo a tutte le vostre domande e così cercheranno di fare anche tutti gli altri membri del team. Quindi potete apprezzare logicamente il mio percorso piuttosto che quello di Reda, più focalizzato anche sul PL, quello di Alessandro e di Matteo che sto seguendo in questo momento e che tra poco entreranno in preparazione, quello di Giorgia che è ufficialmente in preparazione per la WBFF a LA a aprile, quindi ad aprile andremo ad LA e farà questa gara, quindi potete vedere esattamente come imposteremo tutto quanto e vi prometto, Giorgia ve lo promette, che per quando starete vedendo questo video avrà messo il suo avatar, perché siamo stati super impegnati, abbiamo fatto tantissime cose per preparare questo progetto e ci siamo persi un po' questi piccoli dettagli che però aggiusteremo subito. Quindi questo per quanto riguarda il discorso del logbook, come detto potete partecipare scrivendo, facendo domande, in modo che logicamente qualsiasi cosa non sia enucleata, però come vedete Giorgia è abbastanza discorsiva, qualsiasi cosa non sia enucleata potete assolutamente chiarirla. Forum, ok, sezione del forum, qua avete veramente tutto quanto, quindi allenamento, alimentazione, integrazione e log membri. Allora, il forum è abbastanza semplice, scrivete, fate delle domande, affrontate alcune tematiche, chiedete e vi sarà data risposta da persone, quindi me, Giorgia, il nostro team, da persone che, se state guardando questo video, soprattutto se vi iscrivete alla membership, auspicabilmente considerate super super preparate, quindi avrete domande super esaustive su qualsiasi aspetto volete. Ultima sezione, quella del Logs Membri, abbiamo pensato di aprire la possibilità di fare il logbook anche per tutti voi. In questo modo non solo potete tenere un diario, avere confronto da parte di tutti gli altri membri e quindi la community Rhino Nation, ma avete anche il nostro confronto che di nuovo auspicabilmente è molto molto apprezzato. Quindi qualsiasi consiglio
consiglio per quel che state facendo e anche e soprattutto per i ragazzi che stanno utilizzando i nostri programmi, quindi vari Zeus, Hera, Hercules, Vulcano e il programma che sta per uscire, ma non voglio spoilerare troppo. Ultima sezione, ultima ma non ultima, quella degli articoli, quindi qua vedete diversi articoli, abbiamo gli articoli, questo di Israetel, quindi articoli anche di tecnici esteri e ne verranno molti molti altri, alimentazione, allenamento, integrazione, lifestyle, sono articoli che vanno a affrontare tutte queste tematiche in maniera molto molto approfondita, alcuni sono collegati ad alcuni video che ci sono su YouTube e ovviamente vanno a intervenire in maniera molto più precisa e ampliare quello che posso dire effettivamente su YouTube, quindi qua vedete che ci sono veramente quanti più dati e approfondimenti possibili sui diversi argomenti. Servizi, semplicemente rimanda alla nostra pagina su Rhino Coaching, quindi tutto il progetto Rhino Coaching, e questo è sostanzialmente Rhino Nation, un progetto che speriamo vi piaccia e di nuovo, qualsiasi consiglio, qualsiasi osservazione, avete la possibilità di commentare qualsiasi video, quindi intervenire e commentare qua sotto, questa è la mia straordinaria connessione internet che è veramente veramente veloce oggi e ragazzi, potete commentare qualsiasi cosa e eccoci qua, io che parlo qua sotto in sottofondo e quindi niente, come vedete sono i miei soliti video. Vi invitiamo a commentare veramente e a fare qualsiasi osservazione qua sotto su qualsiasi argomento vorreste fosse trattato e logicamente qualsiasi aspetto che crediate possa essere inserito in questo progetto Rhino Nation e che possa farvi piacere, perché noi ci attiveremo di conseguenza. Quindi ci vediamo tra un secondo. Ok, quindi questo è Rhino Nation, il nostro progetto, potete iscrivervi da questo momento, qualsiasi domanda, qualsiasi osservazione, qualsiasi proposta per dei contenuti, scrivetela qua sotto nei commenti che saremo ben lieti di assecondarvi e stesso vale a dirsi per tutte le proposte relative ai video, vi invitiamo a commentare tanto sia nell'area sia a scriverci in privato, su direct, a scriverci qua sotto, dove volete, tanto noi anche con i nostri tempi, se vogliamo, però leggiamo veramente tutto e speriamo che sia un progetto super gradito. Ovviamente io continuerò a fare video qua su YouTube, questo non lo mette in dubbio nessuno, quindi ci vedremo assolutamente nei prossimi video qua sul tubo. Veramente ragazzi, voglio sapere che cosa ne pensate, voglio che abbiate tanti tante idee e che siano di spunto per noi per poter stare insieme e portare avanti questo progetto di divulgazione, di formazione e tutto quello che è inerente al bodybuilding. Quindi detto questo ragazzi, ci vediamo al prossimo video qua su YouTube e per chi è super fomentato quanto noi ci vediamo nei nostri video là su Rhino Nation. Quindi ai prossimi.